Essendo la guerra, mi pare che del 41, che almeno era di senso, avevamo 35 anni. Dopo, quando erano ciapori, perché chi scappava sempre quando qui sentiva, se votava una santia del 44, gli arrivò, erano ciapori, erano forse del corte del Titò, e diceva: come mai tu sei a casa, non sei in guerra? E che dice: ma c'è stato lo sbandamento. E Ciapporo, perché lì è il Castello d'Avoda, ha tre casine, tutte circondate da un muretto, oltre le case che sono. E hanno portato la tre per Masero. E mi toccò braia di allarme, come un matto. Non uccidete mio papà, non uccidete mio papà. E sto in. Il tedesco parlava italiano e capiva bene quello che mi esprimeva, va a dire: alt, va a dire: torniamo indietro, non lo uccidiamo qua, lo carichiamo sul camion e lo portiamo in Germania, poi vedremo cosa farne. Allora il carriolo, sul camion, e hanno dato il rubone in crin e in bucin. Io ero già sul camion e hanno portato giù il paese a Barè. E mentre che descariamo lo screen e sbucciamo entro la corte a Brezza, Brezza è in quel ristorante, mentre che descariamo lo screen e sbucciamo, mi pare l'ambitore, un conte della Milogna, dice: stai lì e non ti muovi perché altrimenti caput. E allora sta lì. Dopo ha visto che tribilò fende screen, mi pare, non so, anche lì da canti era una viuzza, un po' sturtagnò, che andava giù al Rio della Fava, diciamo, asciutto. E dunque il fumo andava a lavare roba, perché lui era naputabile. Andava a lavare lì sotto e chiara c'ha poi si straiola lì, si sente, no? E c'ha poi si sta lì e dopo andò giù in Turian e c'ha poi si rian andò su verso Monforte Nuel, perché lì c'è un rio che ti porta su verso Monforte e verso Novello, dico bene. Sì. E allora arrivò, fa un giro, va su verso Novello e dopo torna a Castel d'Avotto, niente, ma non mi visto arrivare, e sono. Vado a Gesù e scappai. E